L'opinione sui migranti e sulla nave Aquarius di un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Aloia di un libro 8 giorni in Niger. Queste le sue parole in occasione della presentazione del libro a Milano il 12 giugno alla libreria Red Feltrinelli di Galleria Vittorio Emanuele. Edoardo Albinati è stato il vincitore del premio Strega 2016 col romanzo La scuola cattolica pubblicato da Rizzoli. Ha lavorato presso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e ha partecipato a una missione dello stesso UNHCR, l'Ufficio per i rifugiati in Chad, ha lavorato per Radio 3 Rai alle Olimpiadi di Torino, ha esordito nella rivista Nuovi Argomenti, dal 94 svolge anche attività di insegnamento all'interno del carcere di Rebibbia. Questa è la sua opinione sulla nave Aquarius. Io stesso devo dire, con Realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Aloia di un libro 8 giorni in Niger.